Uomini e donne anticipazioni, salta di nuovo la scelta di Paolo, la soluzione proposta. Uomini e donne anticipazioni, Paolo Crivellina ha scelto? La proposta alle corteggiatrici durante la registrazione del Trono Classico. Oggi, venerdì 5 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Tanti quelli curiosi di sapere come le cose sarebbero andate dopo la mancata scelta di Paolo Crivellin della scorsa settimana. Quali sono le intenzioni del tronista? Farà la sua scelta o lascerà il trono solo e senza fidanzata? Queste e tante altre le domande che il pubblico di Uomini e Donne si è fatto in questi giorni. Molti infatti quelli che non hanno capito il comportamento tenuto dal ragazzo nell'ultima registrazione. Adesso però, nell'ultima puntata, come sono andate le cose? Bene, dopo aver dedicato tempo agli altri tronisti, Maria De Filippi passa subito a Paolo. Crivellin entra in studio e, cercando di smorzare un po' i toni, prova ad ammorbidire un Tina con l'ironia. Il tronista non ha intenzione di scegliere nemmeno oggi, tuttavia, ha una soluzione. Vuole passare del tempo con le due ragazze rimaste, Arianna ed Angela, per riuscire a capire cosa prova veramente per loro e solo dopo, eventualmente, farà la sua scelta. L'idea, nello specifico, è quella di passare due giorni in una villa con loro. Ci saranno anche le telecamere e, quando Paolo sarà in compagnia di una corteggiatrice, l'altra potrà vedere tutto attraverso uno schermo e viceversa. Questo, di fatto, ha lasciato un po' perplesse le ragazze. Angela e Arianna infatti prima di accettare hanno chiesto alla redazione un po' di tempo per pensarsi. Uomini e donne, la mancata scelta di Paolo Crivellin e il caos in studio. Giovedì 28 dicembre tutti erano impazienti di sapere chi avrebbe scelto Crivellin durante la registrazione. I fan di Uomini e Donne tuttavia hanno dovuto mettere a freno la propria curiosità, Paolo non aveva scelto e subito su social si era sparsa la voce. Molti quelli delusi ma tanti anche quelli per niente stupiti dalla cosa. Il tronista aveva di fatto dichiarato più volte di non essere completamente preso da nessuna delle ragazze e il suo gesto dunque, secondo l'opinione prevalente, avrebbe solo confermato quello dallo stesso affermato tante volte,